Buongiorno a tutti. 408.69 ppm, CO2 stabile, è scesa, ma come è normale che sia, poi un giorno spiegherò anche, se riesco, a spiegare un po' i motivi. NV News di oggi è la pubblicazione di un altro rapporto ISPRA che credo sia poco ricordata e celebrata, ma una delle eccellenze italiane per la capacità di elaborazione e produzione di studi utilissimi al governo del nostro territorio e alla gestione della nostra Italia. Il rapporto che è stato pubblicato è quello sul dissesto idrogeologico, che viene subito dopo quello del consumo di suolo, e quindi è evidente il collegamento tra i due elementi. Consumo di suolo crea problematiche di dissesto. Cosa ci dice questo rapporto in estrema sintesi? Poi ovviamente lo trovate in rete, scaricabile gratuitamente dal sito dell'ISPRA. Ci dice che il territorio italiano è fortemente a rischio, questo lo sapevamo, ma paradossalmente lo è sempre di più. Lo è sempre di più, abbiamo ben 9 regioni il cui territorio, il 100% dei comuni di queste regioni sono a rischio idrogeologico, frane, alluvioni, altre 7 hanno tra il 90 e il 100% dei comuni, tra cui il Piemonte dove vivo. E altri dati che dovrebbero farci preoccupare, dovrebbero far preoccupare chi governa il territorio ai diversi livelli. È aumentato il territorio sottoposto a rischio di frane, più 2,9%, è aumentato il rischio di territorio, il territorio a rischio di alluvioni e inondazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente è collegato a quello che dicevo prima, cioè del consumo di suolo. Cementifichiamo, alziamo argini da un lato, ma non predisponiamo casse di espansione dove il fiume si può allargare e inondare senza far danni, e quindi il territorio aumenta il rischio. Siamo meno in Italia, siamo una popolazione sempre più anziana, siamo una popolazione che si sposta dai territori montani e collinari verso le città, quindi abbandoniamo i territori che peraltro sono vulnerabili, e quindi aumenta il rischio di frane. Allora, le soluzioni sono sempre complesse, quindi non c'è una sola soluzione, ma qualche riflessione la dobbiamo fare. Dobbiamo pensare che un territorio naturalizzato e naturale è più in equilibrio fra sé. Il fatto che ci siano frane e alluvioni è naturale, e il problema è che se ci siamo noi in quei territori ne subiamo le conseguenze. Per cui laddove l'uomo vive è giusto che si prenda cura del territorio, viva in armonia, e come facevano i nostri vecchi, che passavano l'inverno a sistemare i canali di scolo, i dreni superficiali, mettevano le fascine per far sì che l'acqua filtrasse, che quando pioveva veniva assorbita pian piano, non diserbavano e non aravano ogni 3x2, ma lasciavano inerbito per esempio sotto i noccioleti in mezzo ai filari di vigna. Tutta una serie di pratiche agro-silvo-pastorali, si direbbe, che consentono al territorio di essere più stabile, come intitolo uno dei capitoli del mio ultimo libro, La terra stabile. Una terra stabile è una terra migliore per ospitare l'uomo, e l'uomo deve renderla più stabile se vuol continuare a viverla. Quindi vi invito a leggere questo rapporto, che ancora una volta ci dà molte suggestioni positive. Con questo vi ringrazio davvero, sottolineando quanto sia importante un equilibrio uomo-territorio, e quando dico uomo intendo uomo in senso generico. Se siamo sempre meno, siamo sempre più vecchi, è più difficile poi sistemare e mantenere, quindi probabilmente anche un certo tipo di persone che arrivano da noi e che potrebbero darci una mano a governare il territorio sarebbe molto utile. Buona giornata a tutti, ciao!